Ciao amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi non so neanche io dove mi trovo e forse sarebbe meglio non dirlo, perché quest'oggi nuova esperienza. Se mi vedete in con la skin da zombie è perché mi sono dovuto svegliare alle 6:30 per fare questo video e ci troviamo qua in mezzo alla natura. E per fare questa introduzione mi sono perso anche i miei compagni d'avventure, quindi è meglio che io mi muova. Eccolo con questi scarponcini, l'artefice che mi ha fatto svegliare alle 6:30 del mattino. Scarponcini sexy. Luca, dove mi hai portato? Siamo a Pinerolo, zona Pinerolo, okay. Piemonte. Oggi andiamo a cercare pietre preziose con un geologo top. Matteo Berto. Le troviamo tutte. Gota che c'è mol, portiamo la Pokéball. Se no io poi non ne ho più. Ne troviamo soprattutto quelle più belle. Okay. E poi andiamo a lavorarle in laboratorio. Qualsiasi cosa dirai oggi, tranquillo che con quel martello avrai ragione. E immagino, oddio muoio, che le cercheremo qua dentro? Esattamente. Giusto? Si trovano nel fiume i ciottoli, ma solamente quelli più colorati, più verdi e anche con un po' di trasparenza saranno quelli raccolti e lavorati dopo. Sono solo verdi? No, possono anche trovarsi in altre varietà, ad esempio con un colore violastro, ma in Italia per ora non l'ho ancora trovato. Quindi oggi alla ricerca della giada. Sì, piemontese. Speriamo sia bella questa giada. Adesso stiamo facendo questo percorso costeggiando il fiume per cercare appunto, credo, il punto migliore. Vediamo. La giada è una pietra e si dice che è una pietra ornamentale. Inoltre la giada quindi è molto densa, pesante e ha un colore verde molto intenso. Giada. Madre natura, un attimino due inghippi oggi. Questo è un punto di probabile deposizione, dico probabile perché finché noi troviamo non sappiamo. Perché è importante e interessante cercare le pietre, è una ricerca rinnovabile, significa che grazie alle piene, quando un fiume si riempie d'acqua, meglio ancora se alluvioni, le pietre si spostano e in alcune località dette di deposizione si possono trovare dopo ogni piena nuove pietre che il fiume ha spostato. Chiaro. E tu godi? Tutto questo troveremo giade se riusciamo a scendere senza ammazzarci, ovviamente. Allora, in questo momento vi volevo far vedere gli attrezzi che si utilizzano appunto per trovare le giade. Arriva Luca e fa, ma tieni, ti lancio un 100 euro. Ecco, queste sono le giade. Come avevo detto prima, bianche all'esterno, verdi dentro, si vedono già le venature. E quindi dal martello più grande a quello più piccolo, praticamente bisogna assaggiarlo, come hai detto tu, quindi praticamente scheggiarlo per vedere se è effettivamente una giada. Però questa, esatto, si vede già che è una giada perché è verde. In teoria sono buone probabilità che sia una giada. Ok. Ma dobbiamo capire se è una giada buona, nel senso da, certo, tagliare, lavorare, oppure non vale la pena, in tal caso lasciamo il fiume. Figo. Ah, mi stai portando altri soldi, Lu? Guarda che verde questa. Peccato che sei già fidanzato. Perché. E qua invece per spruzzino e, esatto, colino. Adesso le pietre che vedete sono già umide, ma se fossero asciutte sarebbero più opache e di conseguenza si bagnano con lo spruzzino per vedere meglio i colori e soprattutto l'intensità. Quindi ancora prima di spaccarla vedi se puoi capirlo solo bagnandola. Esatto. Quando le fai bagnare è già sempre un passo avanti. Sono tutte più o meno. Ma posso? Certo. Vediamo se dico. Ma questo è verde o è muschio? Sì, ce n'è. Ma è gigante sta cosa qui. È più grande. Ma è enorme. Luca, ti ho appena trovato un lingotto di giada. Volevo sentire se l'acqua era fredda per. Per fare il bagnetto non lo so, Però vabbè, che fai? Non fai un bagno. Si dice che si va alla spa. Qua puoi fare un bagno nell'oro, nella giada. Perché spendere un sacco di soldi quando puoi fare il bagno in un laghetto di soldi? Minchia! Aspetta, ma mi becco anche un serpente. Io non ci metterei la mano. Ma questa è veramente una giada? Questa adesso la rompiamo e vediamo. Ma che cazzo? Ad occhio mi sembra che sì. Luca, cos'è che stavi? Volevi flexare le tue giade un attimo fa? Aspetta. Volevi flex. Abbiamo anche oggi trovato un'ottima alternativa al lavoro dello youtuber. Ecco, io quando sono andato a cercare i tartufi, che trovavo quelli piccoli così, ero emozionatissimo. Qua abbiamo trovato, non so, un meteorite di giada. Vedi qua, sì, tutto sto verde. Ce n'è molto di più. È molto bella questa porzione qua. E hai fatto bene a dirlo nel video, così ho la prova che. Sì. Vedi qua invece, vedi che sono proprio delle vene azzurre che corrono. Questa, però azzurra è sempre questa. Giada. Sì, è la varietà azzurra. Quindi ne abbiamo due in una. Volevo dirvi che è proprio, guardate, cioè proprio, cioè sulla riva. Non c'è neanche troppo da cercare, una, due. Magari poi adesso sto raccogliendo dei sassi a caso, però. Che?
Quanto dicevi che costava un... non ettaro, com'è che no. si chiama? Allora, si chiama carato. Carato. Un carato... Un ettaro di giada, siamo milionari. È un ettaro, sì. Diciamo che sarebbe più un chilo, no? Se ok. Non comunque... Queste sono giada, sì. Ok, sì. Ok, grande. E si parla a carato. Carato è 0,2 grammi, un punto di grammo. E se è purissima, vale? Circa dai 2 ai 300 euro al carato. Quindi un grammo può valere dai 1000 ai 1500. Sì, esattamente. Grazie. Sì. E bisogna andare a isolare le porzioni. No, chiaramente, questa non è tutta buona, esatto. Certo, va tutta lavorata. Esatto, quindi non è che si prende questa, si pesa ed è tale e tale il valore. Sì, sì, bisogna sì. isolare quelle porzioni migliori. Quelle buone. E come colore? Volevamo esattamente sapere. Può qualche decina di euro di nuovo, potenzialmente. Solo di... Così però grande 10? Bisogna guardare, non è detto. Sono triste. Sono tristissimo. Pensavo di più. Infatti di solito tutto è un Kinder sorpresa. Esatto. Il dentro se è buono vale. Dai. Ah, quando mi emoziono mi viene fame, aspetta. Mo ecco, mi caccio fuori. Una banana. No. Vuoi una banana Lu? No, grazie. Quando sei a posto oggi? E mi prendo anche il mio biscottino proteico, ovviamente, così le proteine non mancano, il gusto nemmeno. Il link è sempre in descrizione, mi raccomando. Se volete. Pia, sono buonissimi. Triplo cioccolato. Ma adesso quindi cosa dobbiamo fare? Allora adesso andiamo a raccogliere altri ciottoli, facciamo un bel mucchietto e poi con i martelli andiamo a assaggiare questi ciottoli. Cioè andiamo ad assaggiare? Sì. Sono buoni come i biscotti proteici? Ma potenzialmente si possono assaggiare, ma non penso siano buoni come quei biscotti. Quindi numero uno raccolta, numero due saggio, sì. Che non è assaggio, quindi vediamo cosa portare a casa. Esatto. E tre? Spaccandone un frammento. Mm. Tre, carichiamo sì. E si lavora a casa. E a casa in laboratorio andiamo a lavorarli, cucinarli soprattutto. Che la raccolta abbia inizio. Okay. Dopo il biscotto. Niente, Luca non solo mi viene a prendere, non solo mi accompagna, mi dà anche i suoi stivalozzi per entrare nel fiume. E ti faccio da camera. Cazzo che grande. Però, cosa hai trovato? Questa potrebbe essere una giada. Questa cosa gigante? Ma che cazzo, è grossissima. Però, ma c'è un modo per romperla o bisogna romperla? Allora, la si prende a mazzate. Posso darle? Prova. No, sì. Aspetta, dai la prima, no, l'hai trovata tu, dai la prima. Madonna. Vai Sasha, spacca tu. Penso di averlo rotto? Sì, no, vero? Sì, sì, sono partiti. Sono sì? Partiti due angoli. Hai visto? Un colpo secco andava bene. E questo qua è una giada un po' più scadente. Vedi dentro come è fatta. Non vedo molto verde, no. Verde. No, non è un bellissimo verde. Mm. Dimmi conto una cosa importante. La giada è verde okay. Perché dentro ha il cromo. Ma la giada giadeite, senza cromo, okay. È circa biancastra. Quindi questa veramente è una giadeite, ma purtroppo non ha molto cromo. Peccato. A noi interessa quella verde. Bene, qua il mio lavoro è finito. Andiamo a cercarne altri. Una giada così è vero che non ha un bel colore. Quindi però... non la. È possibile frantumarla. Adesso la mettiamo in un posto che possiamo rompere un po' di. Ok? Sembra cenere. Ma spaccati! Mado! Dentro vedi che ha queste porzioni, questa qui si può salvare abbastanza, questa qui anche, qua sono teste veleno, questa roba qua praticamente è da scartare. Quindi dov'è buona? Questa porzione qua sotto questa vena bianca. Ok, vedi, qualcosa di buono ci stava. Sì. Dallo spaccare i piatti a spaccare giade è un salto di qualità comunque, eh. Questa è tipo coloratissima. Cos'è questa roba qui? Ma sembra la pelle di un'orata questa. Vabbè, una roccia a caso? E l'oro okay. Degli allocchi. L'oro degli allocchi. Bene, ho trovato la mia pietra, insomma. Ottimo, bene. Vedi, luccica ma non vale un cazzo, ottimo. Mi sento tipo in quei video che vanno sott'acqua a trovare gli occhiali, trovano gli iPhone, le cose, poi mettono il valore, no? Zero, questa era zero. Totale. Più pesante, più densa. Stiamo facendo una sinfonia di giade? Ed essendo anche diverse varietà hanno anche rumori diversi. Quindi cosa, cioè il rumore diverso cosa determina? E potenzialmente la varietà. Cioè capire okay. Se una giada dentro oltretutto ha delle fratture. E le fratture sono quelle che noi cerchiamo? No, sono quelle che dobbiamo evitare. Ok, e quindi diventa più piccola. Sì, in realtà meno fratture ha la roccia meglio è. Ad esempio questa è un'ottima perché non vedo fratture evidenti.
Olè. Ecco, unisciti alla famiglia. E guarda che rosa che ha questa. Questa qua è molto azzoisite. Cavolo, sì, questa è doppio colore, vero? Che figa. E nota qua che bel colore azzurrognolo. Logicamente isolare questa porzione non sarà facile. Bisognerà provare poi sulle macchine. Ok. Queste rocce sono abbastanza semitrasparenti e quindi appoggiando la lampada, lo vediamo poi dopo meglio, una camera oscura. Ok. Tende la luce a viaggiare. Ok, si vede il verde, tipo la criptonite. Di giorno. La criptonite. Allora, mi stavi dicendo la differenza. Quella lì che è levigata. Sì. La teniamo e la fresiamo. No, andiamo a segarla. A segarla proprio. E invece questa che è piena di venature, quindi non buona, la possiamo rompere col martello. Sì, esatto. Okay. Ecco una cosa interessante. Cosa hai detto? Di solito si vanno a assaggiare quelle più grandi. Perché tipicamente sono quelle che portarle anche via significa più fatica. Ok, quindi a quale giada diamo un colpetto? Questa. Ma che è ingordo. Tanto via i martelli, tanto c'è Sasha che spacca. Allora, una botta giada la diamo. Occhio agli occhi. Vai Lucchino. Vai Lucchino che la rompi. Cinque ore dopo. Vuoi vedere Lucchino? Ma che roba, sì. Ma che verde. Sì, l'interno è figo. Allora, quindi mi stai dicendo a una babbo come me che una giada è un composto di più minerali. Esattamente. Ok, e quindi qua c'è quella rosa, c'è quella verde, ma quella che ha più valore, quello che noi serve è la giadeite. Che è quella che dà più giadeite c'è, più vale. Esatto. Okay. Quindi noi, va bene che c'è tutta questa varietà di minerali per capire cosa è meglio, cosa è peggio, però vale più dell'oro, mi stai dicendo la giada. Tieni conto che circa un carato viene sui 200 euro, un carato è un quinto di grammo, quindi un grammo siamo intorno ai 1000 euro. E mentre per l'oro? 50 euro. No, Sasha, metti in tasca. Aspetta, sì, un attimo, dammi un attimo 1000 euro di bitcoin fatti in giada, grazie. Sono seduto su una miniera d'oro. D'oro. Davanti. Tocca di nuovo a me distruggere. Vabbè dai, con questa andrò dolce con questa giada. Giada maledetta. Cioè, oh, guarda qua. Se siamo fatti lo snack. Oh. Tiè, eccola qua. Visto che voglio sempre fare le cose in grande, non sono sicuro che abbiamo raccolto tutte le giade. Quindi io me sto intascando. Si trovano là sotto? Prova. Quel prova non mi convince molto, ma andiamo a cercare. Un bel bagnetto di soldi. Ovviamente Sasha deve flexare il fisico adesso che va in palestra. No, giuro. Non so se era... se è la scelta giusta. Luca, hai fatto la scelta giusta, cioè di non voler fare il bagno. Ma... No, l'avrei fatto, ma abbiamo un asciugamano solo, quindi usalo tu. Pieno, tutte lì, si raggruppano. Tuffo. Posso confermarvi che non ci sono giade, però almeno abbiamo fatto una vasca criogenica dove siamo ringiovaniti di 6 mesi. C'è il nervino sul fondo. Per la scienza non ce n'erano. Non ci sono già dei sott'acqua. Si trovano tranquillamente a riva, stando meglio. Traumatizzante ma rigenerante il bagnetto. Ora si torna verso casa perché lì ci sarà il laboratorio dove si potranno tagliare le giade e lavorarle. Siamo arrivati finalmente allo studio e qua possiamo denotare varie trasformazioni della giada, dal grezzo al semilavorato, a un lavorato normale, a lavori di più precisione. Cos'è un piccolo Buddha? Esatto. Abbiamo, come potete vedere, milioni di tipi di colori diversi di giade e qua ci sono anche dei lavorati, cosa sono, ciondoli per magari collanine, sì, gocce? Sì, sono delle forme a goccia per dei ciondoli o degli orecchini o ad esempio per fare anche braccialetti. Questo è bello, vero? Sì. Ed in più... Matteo non si limita a quello, ma c'è anche una collezione di minerali incredibili. Io non sono qua a caso perché da piccolo collezionavo, vabbè, con la cosa dell'edicola, collezionavo i minerali. Ho fatto tutta la collezione dal numero uno, che c'era tipo una goccina d'oro, tipo striminzita, fino alla fine. Quindi mi sono sempre buttato un po' nella terra, mi sono sempre arrampicato e raccoglievo minerali. Quindi mi è sempre piaciuto. E qua quindi ci sbalzo abbastanza bene, mi piace come posto. Tra l'altro qua abbiamo anche microscopi per vedere bene la giada e una collezione d'oro. Ecco questa, wow, questa mi piace. Tutto oro, piemontese questo. Che figata.
In teoria si vede già Sono da curioso di trasparenza. vedere se si vede dal telefono qualcosa. Oh, aspetta. Ok, ci siamo. Ci stiamo guardando come se avessi l'occhio dentro il microscopio, raga. Sembra di vedere tipo la luna. Lontana, che figata. Ecco qua com'è trasparente. Ma che bello. Bellissimo. Io voglio vedere un mio dito. Che schifo, cioè, ci sono i peli. Ma ci sono i E peli i graffi. i graffi sulle mie dita, ma guarda, ma Ma è bellissimo, si vedono anche tutti i particolari viola. Eh già, Ce l'hai esatto. la lucina? Sì, certo. Punto questa luce sotto, se no c'è anche sopra. Poi Ok. entra o sopra. Madò, che figata questa cosa. Già, quando No, poi. bellissimo, ma si vede tipo i cristalli minuscoli che sembra sale, no? Vabbè, i miei Sì, occhi sembra sale. sì. Ma dicevi che. Perché mi hai detto che prima le cavi le pietre? C'ha un senso. Cavi nel senso fai una scultura? Ah, No, le cavi. le lecchi! Tipicamente perché hanno un gusto e poi Buone soprattutto. Giade. Abbiamo iniziato col martello, siamo passati al microscopio, ma adesso torniamo a distruggere cose. Adesso lo tagliamo proprio giù il laboratorio. Dang! Oh yes! È così che si ragiona. Ti è già da su ogni cosa, è pieno, c'è uno scaffale pieno. E diceva Matteo che questa è la giada di più valore che possiede, che una volta lavorata e intagliata può valere anche 3.000 euro, quindi. Ah, ma allora non ci sono solo a Padova i sassi! E ora è tempo di vestirci. Facciamo Ah, dai, la pizza. sei carino, Lu. Grazie, caro. Ah, siamo pronti. Cuffia da gaming e via. Adesso abbiamo le pietre che abbiamo raccolto e mo le andiamo a fresare. Siamo pronti! Dall'aria di lavoro, oh mio Dio, era completamente isolato lì dentro. Con il pezzo che abbiamo tagliato, mi piacerebbe un sacco provare a fare o un ciondolino oppure due orecchini di Giada. Tanta roba, Sasha imperiale qua. Ole! Queste due macchine andremo a levigare e a lucidare. Ma prima di tutto questo, bisogna assolutamente disegnare quello che si vuole. Di qua abbiamo il ciondolo per il collo e di qua abbiamo i due orecchini dove c'è scritto ok. Questi orecchini mi sanno molto di trasformazione di Trunks, di Goku, me li sto già immaginando qua, tamarro assoluto. Vai, taglio! Aio, guarda come si taglia! Beh, ora bisogna solo creare i gioielli. Quindi vado, prima inizio a fare cioè ad avvicinarmi al segno. Bravo! Ok. Quella la mangia, eh? Comunque sì, effettivamente me le mangio le unghie dallo stress, però volendo. Infatti qua di solito la lacca, vediamo com'è venuto. Bello. Ah, mi sembra dai, abbastanza preciso, le linee lo seguite. Vedi che quando sbombi è un attimo che. Quando sbombi è così. Ok, Lu, questo è il ciondolo, l'abbiamo Bellissimo, fatto. bello. Guarda, abbiamo fatto il back. E adesso passiamo, dopo lo shampoo e il balsamo, la doccia, passiamo alla levigazione, giusto? Yes. Quindi qua non si leviga più, non si rovina Lì più. si lucida. Non Ok. puoi più sbozzarlo, non fai più niente. Ole. Ma per essere la prima volta che faccio una roba del genere, sembra carino. No, boss? Eh sì. Ti è piaciuto? Era guardevole come risultato. È sbalordito il boss, mi piace. E ora tocca agli orecchini. Adesso qua siamo 2 ore. Vado a continuare a farmi la mia doccia con Giada. Che bella la doccia con Giada. E comunque intanto guardate com'era prima e com'è adesso. Decisamente migliorato. Ok, direi che ci siamo. Tank. E beh, e questi vengono assolutamente indossati dal sottoscritto.
pescati e lavorati. Pure artigiano questo Sasha. Vabbè, pure artigiano. E ovviamente questi gioielli homemade sono stati fatti grazie a Luca che mi ha accompagnato e a Matteo che ci ha insegnato tutte queste cose legate alle pietre preziose. Mi raccomando, seguiteli entrambi sui social, ve li lascio in descrizione e qua nella grafica, e noi ci si becca ad un prossimo, no, alla prossima opera d'arte. Esatto. Neanche un video, questa è un'opera d'arte. Ciao amici.